per la terza data di Bari di questo tour di Vasco Rossi dopo le incredibili sette date di San Siro. Allora, intanto novità sulla band, cambiamenti di tipo artistico quest'anno? Cambiamento basilare direi, perché è cambiato il batterista, perché Matt Laug è andato con gli SDC e quindi niente, c'è stata l'esigenza di trovare un batterista, è stato individuato in Donald Renda, che è un batterista italiano molto punk, completamente diverso da Matt, e quindi c'è stato un attimo da cambiare l'approccio sia al mix che insomma, con batterista nuovo, sai che sulla batteria si fonda un po' la base di tutto il sound, quindi c'è stato un attimo da prendere le misure, ci è voluto un po' più di tempo, ma comunque sia è andata. Ok, allora spiegaci come sempre il tuo setup di quest'anno, che chiaramente cambia ogni anno, cioè, altrimenti non ci divertiamo, no, se no che cosa viene a fare, quindi niente. No, dall'anno scorso è rimasto solo le console, perché vabbè, sono sempre le 338 Quantum, avrei usato volentieri la nuova ma non era ancora pronta, quindi per non avere inconvenienti, che questa è una produzione che non se li può permettere, quindi nessuna produzione se li può permettere, però questa ancora meno in particolare. Quindi le console sono sempre le stesse. A differenza dell'anno scorso cambia sia l'outboard e soprattutto l'uso dell'outboard, che la preamplificazione e la conversione di almeno 32 canali, perché quest'anno abbiamo una preamplificazione ibrida, metà è fatta con i preamplificatori e i convertitori di Digico e una parte è fatta con i Millennia, sono pre-remotabili, sono due unità REC che fanno ognuna 16 canali che convertono in Dante, e noi per comodità abbiamo convertito il Dante a Madi tramite Optocore, che ce lo portiamo in regia per tenerla fuori dall'anello e infilarla nella console main, nella console spare, in modo di averla accessibile qui in front of house. E questa è una componente essenziale. Allora, tu avrai sicuramente un A, B di prova, no? Ho una macro che switcha e devo dirti che quando switchiamo tra una e l'altra, ti ripeto, non vorrei che essere frainteso, non c'è il meglio o il peggio, c'è una cosa che è colorata in un modo e una cosa che è colorata in un altro, e quindi quest'arma in più ce la giochiamo durante lo show per avere queste delle differenze. Su che canali hai deciso di usare l'amplificazione Millennia? Millennia è su batteria, basso, chitarra e voce. Il rock, vero? La parte che fa il malloppo essenziale. Non viene usata sempre, cioè viene usata in modo intelligente, però la cosa che è saltata subito all'occhio nostro, di quando sai con Digico fai alla svelta, perché fai una macro, fai switchi, fai i guadagni, i gain li fai con i pre-Digico, poi una volta che li hai fatti e che ti funzionano qui li abbiamo riportati sui pre-Millennia, e chiaramente poi con la macro switchi tra un gruppo di pre e l'altro e chiaramente senti i vantaggi che ti porta l'amplificazione piuttosto che un'altra. Con Millennia si guadagna sui transienti, in alte frequenze, in un certo modo, però questo non è detto che sempre vada bene, e ci vuole il pezzo giusto, sai. Qui con Vasco fondamentalmente e fortunatamente abbiamo la possibilità di sperimentarle queste cose sul campo, e ove questa cosa non comporta un rischio, perché comunque sia abbiamo la macro di emergenza, se dovessero esplodere i Millennia non se ne accorge nessuno, perché in automatico va sui predigico e ci accorgeremo delle differenze timbriche chi sa quando è stato fatto il cambio, quindi
Però ecco, ti stavo dicendo che qua con Vasco lo stimolo è anche questo, è provare sul campo delle attrezzature nuove nel miglior modo possibile, in modo che anche alla casa che ci ha gentilmente fornito tutto ciò diamo un feedback, diamo un report obiettivo, francamente, e non sulla carta e non sul sentito dire, capisci? Quindi questo è. Ma se io prendo la telecamera in mano, te mi illustri un po' questo bellissimo parco outboard. Dai. L'anno scorso avevo giocato sui gruppi di uscita, avevo fatto in modo che su ogni gruppo d'uscita degli strumenti dello show ci fosse sul gruppo un apparecchio con un trasformatore. Quest'anno sono ritornato, no, non perché non desse vantaggio, ma perché io non faccio mai un anno uguale all'altro, perché anche quello fa parte del fatto di sperimentare e vedere qual è il valore aggiunto e quale non lo è e quale non lo porta. Quest'anno sono ritornato un pochino old style, nel senso che invece che mettere sui gruppi d'uscita i processori esterni, ci processo i canali diretti, quindi tanti distressor, perché sono macchine che comunque li puoi usare come compressore, come esaltatore d'armonica, come distorsione e quant'altro, e quindi distressor su cassa, rullante e tom. Questo il 33609 che l'anno scorso usavo, sì, sulla voce di Vasco, quest'anno mi mette a posto gli overhead, che sembra una stupidaggine ma invece fa tanto. Sulle chitarre ho i distressor, vedi, e sulle acustiche i 162 SL di Bix. Questi sono proprio sui canali, ok? Il gallo viene tenuto a bada da un DBX 160A, stasera siamo solo noi, ti prego di inquadrarlo, perché lavora in un modo che diciamo estremo, ok? Allora, questo per quello che riguarda gli strumenti. Quest'anno, come tu sai, ogni anno abbiamo il cluster band, il cluster voce, bla bla, ce lo siamo detti un miliardo di volte. Quest'anno, vabbè, ripetiamolo giusto per chi... Beh sì, abbiamo un impianto praticamente in modo tradizionale, che è la parte esterna che vedete, che è quella che fa la band, dove c'ho il mix band, il cluster quello più interno, nel cluster quello più interno ci va solo la voce di Vasco, e quindi ho questa arma biologica in più. Ecco, esatto. Dicevo che l'anno scorso la voce di Vasco la comprimevo all'inizio con il 33609 e poi la equalizzavo con il GML. Quest'anno il GML è l'unico apparecchio che è insertato sui gruppi di cassa e di rullante. Avendo il batterista nuovo ho voluto avere un equalizzatore accanto che mi fa fare l'intervento in tempo reale se sento, perché almeno sono più tranquillo anche io. Vasco quest'anno, a differenza degli anni scorsi, perché appunto queste macchine sono impegnate da altre parti, viene processato con l'STT1 Millennia, che è un channel strip bellissimo, che ha l'equalizzatore e il compressore, quindi quello che mi faceva il 33609 e il GML quest'anno me lo fa il Millennia, solo il Millennia, okay. Quindi qui compressore con attacchi veloci, equalizzazione del cantante e poi il solito discorso, è insertato sul canale della voce questo apparecchio, il canale della voce va su un gruppo, sul gruppo c'è il Waves che mi permette di fare quello che ho sempre fatto. Se vuoi più compressione spingo il fader, e vado. Quest'anno, siccome il buon Santucci ha fatto un palco molto bello esteticamente ma acusticamente un attimino da rivedere, nel senso che mi ha tenuto i musicisti molto raggruppati tra di loro,
mi sono ritrovato con il microfono dei coristi, le chitarre acustiche a un metro e mezzo dalla batteria di Donald, che c'ha Donald ha un rullante che si sente da senza amplificazione praticamente, quindi avevo un problema di leakage molto importante, quindi ho dovuto con due espedienti cercare di mettere a posto questa cosa qui per non avere tanti rientri su quei microfoni lì che sono importanti. Il primo è che sui canali dei coristi, tutti quanti per la par condicio, anche se sarebbero serviti solo su Antonello e la Roberta che sono quelli più vicini alla batteria, ci ho messo il 50-45 del Rupert Neve, che praticamente Rupert Neve Design, che praticamente è una sorta di expander di noise gate, si chiama Primary Source Enhancer perché è molto figo in inglese, in realtà serve per togliere tutto quello che è in più dalla sorgente principale su cui è messo, quindi a diversi settaggi di attacco e release decidi il threshold su cui farlo agire e quanto togliere del rumore di fondo. Insomma, è un expander. È un expander. Il gate c'ha una soglia dritta, l'expander ce l'ha a scivolo e devo dirti che fa molto. L'altro espediente è stato fargli fare un lavoro a scorni. Fargli fare un lavoro a scorni di over. Di over? Thinking. Esatto, perché fortunatamente Digico ci dà l'opportunità di mettere sotto SMPT le macro e siamo partiti da normalmente tutti gli altri anni noi, cioè io le macro le facevo andare a mano, e, cioè tipo che ne so, io ho la macro che busta la chitarra che fa l'assolo, quando Steffo vince facevano l'assolo, io la bustavo a mano. Quest'anno, vista questa vicinanza dei microfoni che ora è messa a posto, però quando tu inizi le prove e sei sulle grosse amplificazioni, cioè era un grandissimo punto di domanda, rischiava di mandarci di fuori. Ci siamo guardati con Luca, abbiamo detto: senti, facciamo una roba, visto che la console ci dà la possibilità di mettere sotto SMPTE, anzi in questo caso MIDI Time Code, l'attivazione on off delle macro, facciamolo e via. Il risultato è stato che le macchine dialogano tra di loro, macchine che dialogano tra di loro in una maniera incredibile, e praticamente non faccio niente io durante la serata, cioè seguo solo la voce, ora non faccio più niente, cioè si è preso tutto il computer, dopo ti facciamo vedere cosa e via. Quindi direi, io volevo fare un intervento pubblicitario. Vai. Non so lui come è stato presentato, ma io è da gennaio che lo chiamo Empirical Course, dopo che mi ha mandato la lista dei distressor che aveva, quindi per me 2024 per me è Empirical Course. Poi non so come lo volete citare voi. No, visto che non prendo una lira da Empirical Labs, facciamo, vabbè, rimarrà che rimane tra così, però esatto. Beh, comunque sia, questo per quello che riguarda tutta l'impostazione. I riverberi sono esattamente gli stessi di anno scorso, Eventide sui fiati, 480 su fiati e cori, ce ne sono due perché chiaramente uno è esploso a metà, ci ha abbandonato. I due bricasti M7 sulla voce di Vasco e sui riverberi batteria, e quest'anno c'è anche l'SPX 2000 che fa il reverse sul rullante. Una cosa importante riguarda il microfonaggio quest'anno, perché l'Auten Audio, ora tu mi dirai che fai la pubblicità, ma non faccio la pubblicità perché veramente non c'ho nessun tipo di interesse, però quando una cosa è bella e funziona è bene dirlo, secondo me. O almeno per noi sul rullante di Donald ha funzionato da Dio. Noi siamo partiti con microfonaggio standard SM57, 414 sotto e via dicendo. Fino a che si è fatto avanti Oscar di Tedes, mi sembra che sia, sì, Tedes, che distribuisce l'Auten Audio, e ha detto: ma perché non provi questo rullante, questo microfono per il rullante, si chiama Snare Mic. Che boh, ho detto, si chiama Snare Mic.
Funzionerà. Funzionerà. E ma che caratteristica ha? È un condensatore, già lì. Però è un condensatore che regge una pressione disumana. Lo pubblicizzano come un microfono con cui puoi fare tutto, puoi anche togliere quello di sotto, perché fai tutto con quello. Io, sai, finché sono come San Tommaso, però francamente siamo arrivati in sala prove, l'abbiamo messo e effettivamente, bello. Effettivamente. Ma quindi hai un solo microfono? No, allora noi abbiamo gli altri, abbiamo anche gli altri, ma a quel punto lì abbiamo cominciato a fare le nostre pippe mentali da fonici e abbiamo detto ok, però diciamo che la maggior parte del suono lo fa quello. Col 57 facciamo una sezioncina, con quella, col 414 ne facciamo un'altra, ma quello che sentirai stasera l'80% è quel microfono. Perché ormai eravamo partiti con i tre microfoni. Sicuramente l'anno prossimo è molto probabile che partirò con un microfono solo, che è quello. Perché... E invece sulla cassa? Sempre uguale l'Audix D6, che è anche sui Tom, basta. Dico, quest'anno avete dovuto gestire in maniera diversa i livelli di pressione sonora a San Siro per i problemi di inquinamento acustico, ci sono state delle novità? Allora, questa domanda è una domanda giusta fino alla fine di maggio circa, perché fino alla fine di maggio il buon Carlo Carbone, che è la persona che si interfaccia tra me e le amministrazioni pubbliche delle città di Milano in questo caso, ci aveva detto che il livello equivalente doveva essere sì 99 dB pesati A, che è quello che a noi va bene, però non era più pesato e spalmato sulle due ore del concerto, ma ogni 40 minuti. Questo voleva dire che se tu capitavi a misurare nei 40 minuti dove la scaletta aveva la dinamica maggiore, saresti incappato comunque nella multa. Credo, non vorrei dire che dopo trattative a un altro livello che non è quello nostro, fortunatamente direi, scusatemi, lo dico con una grandissima dose di buonsenso, perché uno spettacolo lo devi misurare su tutta la durata dello show, perché se è vero che certi momenti noi abbiamo picchi da 104, 106, anche 110 in certi momenti, è anche vero nell'altro modo che ci sono dei momenti in cui abbiamo 88, 90, 92, quindi vanno trattati con la par condicio. Il concerto è spalmato è giusto considerare la misurazione durante tutto lo svolgimento dello show, perché sennò è parziale. Il pubblico di San Siro da solo che canta Vasco? Ah, niente, il pubblico di San Siro da solo che canta sono 100 dB, 98, quindi e stasera qui è uguale, cioè non è che cambia location, cambiano i dB, quindi in più San Siro c'ha sta fregatura che è uno stadio solamente sulla carta, ma in realtà a livello acustico è un palasport. E cosa vogliamo dire di quell'individuo lì che vedo dietro scorne? Cosa? Si può dire che è arrivato preparato, non parla, è arrivato preparato, però non parla, oggi non parla, perché tanto è tutto uguale all'anno scorso. Ci conosciamo sempre di più, quest'anno dal primo giorno mi ha dato l'impianto come avrei sempre desiderato. Comunque, anche gli altri anni non è che... Però sai, quando lavori sempre con le stesse persone, loro imparano a conoscere i tuoi gusti, tu impari a conoscere i suoi, e si arrivano ai risultati abbastanza più velocemente. Grazie. Ti lascio in mano a Scorni, che sono cavoli tuoi.